Faccio un piccolo richiamo già all'inizio perché parliamo d'estate, no? E cronologicamente possiamo dire che la prima data di eventi all'aperto è quella del 25 di giugno, che è lo spettacolo costruito a Vercelli con la Camerata Ducale di Avion Travel, Marcello Rota, che ripropone le musiche di film di Nino Rota collegate ai film più famosi di Federico Fellini. È una data rischiosa, perché c'è la semifinale della Confederation Cup, che non avevamo, non ci eravamo resi conto che poteva essere. Potrebbe andarti bene, perché non lo vediamo prima. No, ma non è tanto quello, perché giustamente esatto, però ci sarebbe il Brasile il giorno dopo, magari comunque speriamo che interessi. No, l'evento è un evento importante, perché poi girerà Sudafrica, non è che sì, esatto. Comunque sarà leggermente, ve lo dico già, procrastinato verso un quarto le 10, insomma, quindi se lo volete, cioè accogliendo meglio la notte, diciamo, quel motivo è quello, non è la partita, è che abbiamo bisogno di più atmosfera, esatto, incrociare, va bene, comunque no, niente, quindi questo, quindi volevo ricordarvi, se lo volete richiamare, se vi è possibile, se è compatibile con la vostra, diciamo così, organizzazione comunicazionale, comunicativa, di ricordare il 25 di giugno gli Avion Travel, Camerata Ducale, Nino Rota, musiche da film di Fellini. L'estate a Vercelli è fondamentalmente cinema sotto le stelle in qualche maniera, cinema nel magnifico scenario architettonico di Santa Chiara, come ormai facciamo da qualche anno, sempre avendo un incremento, vero Flavio, di presenze. Questo è legato alla scelta dei film da proiettare e anche a questo spettacolo iniziale che ormai da 3 anni, è la terza volta che lo facciamo, abbiamo iniziato con Mozart, abbiamo proseguito con il sorpasso e le musiche, diciamo, dalla guarda come dondolo, l'orso è la quinta volta, poi avevamo fatto la Via Rose di Edith Piaf, che fu forse uno dei più belli, anche per mezzo della cantante, e quest'anno abbiamo pensato, dato che abbiamo fatto molti eventi artistici collegati agli Stati Uniti d'America, di fare quello che secondo me è il più bel film, anche sia come immagini, come contenuti, ma come atmosfera, direi, fondamentalmente dedicato a Manhattan, che è appunto Manhattan di Woody Allen, che quindi venerdì 26 giugno a Santa Chiara, spettacolo di inaugurazione gratuito, offerto alla cittadinanza alle 21:30, Manhattan di Woody Allen, che voi sapete inizia con quelle magnifiche immagini su Manhattan con il sottofondo della musica di Rapsodia in Blu di Gershwin. Abbiamo chiamato Matteo Brancaleoni, che è un cantante emergente, è un po' un cover, tra virgolette, una cover di Michael Bublé, che dopo averci fatto come inizio, come introduzione, a sua volta Rhapsody in Blue, ci proporrà un mix di canzoni dell'America, delle atmosfere newyorkesi, delle grandi orchestre. Io più volte in America ho visto queste serate che fanno con queste grandi orchestre, questi grandi cantanti, quindi ci sarà questa inizio, questa inaugurazione con uno spettacolo significativo. Ci sono molti film, e qui darei la parola a Flavio, per ringraziandolo ancora per aver realizzato, aver ascoltato i suggerimenti. Abbiamo cercato proprio di fare una cosa che in qualche maniera recuperiamo dall'esperienza del teatro. È molto difficile, sapete che Vercelli il cinema è obiettivamente in difficoltà, noi abbiamo cercato di rianimarlo in tutti i modi a Vercelli, con eventi gratuiti, con diciamo serie collegate agli Stati Uniti, ma è molto difficile. La sera poi la gente è stanca, poi la concorrenza della televisione, se non è con una forma innovativa come questa, una multisala, la gente è difficile che si muova la sera, no? E allora abbiamo detto, molta gente ha sicuramente perso dei film che magari gli piacerebbe vedere, ma non vederli nel chiuso di casa propria, perché poi prima o poi con l'home video affittare i DVD si può sì, no, farli in modo diverso. Quest'anno non è una battuta che faccio io come al solito, è vero, quest'anno è vero, ci sono pochissime domande, quest'anno è proprio così, la sera della Turci
anche se lei ha detto che ha voluto fare quella sceneggiata dello spread, ma sinceramente io non ne ho sentite, se non uno o due proprio. Poi io ho i marcatori che sono i miei pazienti che hanno lotto, che no no veramente, io ho una ventina che hanno lotto, che andavano al mattino e erano distratti, arrivavano al pomeriggio. Quest'anno dicono nell'orto al mattino non ci sono moscerini, questo è il primo marcatore, la prima sonda che probabilmente i moscerini, se avete visto stamattina c'è in giro una marea di gente che sta spruzzando, eccetera, quindi l'operazione continua. Flavio lì alla Santa Chiara provvede ulteriormente, le serate sono gradevoli, poi vedremo il tempo, sai, quello cerchiamo di condizionarlo fino a un certo punto. Però ecco, direi che è l'occasione per vivere l'estate all'aperto in un bel luogo, Santa Chiara, sotto le stelle, con dei film che volevamo vedere che non abbiamo visto. Come? E qui c'è il meglio della stagione, eh. Abbiamo scelto veramente i punti di forza della stagione 2008-2009. Mamma mia, classico musical, Millionaire, Uomini che odiano le donne, grandi. Mamma mia, è quello là degli Abba, sì, se vi ricordate, con Meryl Streep. I campioni di incasso. Io vi sottolineerei un film particolare che è passato al belvedere da me, visto da un discreto numero di spettatori, che è Fort Apache, che è un pochino sulla falsariga di Gomorra, però è molto molto interessante. Riproponiamo Katyn, che anche questa è stata una bella attenzione nazionale, ovviamente. E un altro film che vi pregherei di sottolineare è questo Pranzo di Ferragosto, che noi programmiamo proprio il 15, non è detto che inventiamo magari qualcosa a corollario di quella serata lì. Vorrei ricordarvi una cosa, che alcuni di questi film per la prima volta saranno proiettati in digitale 2K, che non è la classica videoproiezione da un video, insomma, digitale 2K è una proiezione molto più sofisticata, è il passaggio precedente al 3D. Non vorrei azzardare, ma potrebbe essere che se tutto va bene con gli accordi che stiamo tenendo con la casa madre della Barco Vision e della Cinemeccanica, faremo magari una serata particolare con questi occhialini interattivi che adesso stanno andando di moda, e Marcelli potrà vantarsi di aver fatto la prima proiezione 3D a Santa Chiara con l'assessorato alla cultura. Niente, altre cose particolari nulla, gli orari di inizio sono sempre alle 21.30, abbiamo attivato un numero di cellulare dedicato a Santa Chiara, di modo che in caso di pioggia o di tempo dubbioso uno può telefonare e sapere se la proiezione è sospesa oppure se si può stare sotto il portico o se viene deviata al belvedere. Ecco, ricordate anche il sito, che è molto importante perché è molto ben tenuto, ben aggiornato, www.belvederespettacoli.it, giusto? Certo. Che quindi è aggiornato e funziona. Io volevo solo dire che Matteo Brancaleoni, che darà l'inizio, ed è veramente una, pensate che sulla Repubblica Gino Gastaldo, insomma, così dice il Michael Bublé d'Italia, ecco, quindi voglio dire, Renzo Arbore dice che una delle migliori voci della sua generazione, il disco è bellissimo, e quindi veramente penso che sia uno spettacolo di onore. Complimenti a Flavio che l'ha cercato e l'ha trovato. Voi vedete questo che vedete qui come logo, è già il logo di cui parleremo poi il 2 luglio, anche se ci sono già i nomi, eccetera, così, perché il film è collegato al contenitore che fa il Tulino in Ciel, Vercelli l'estate che seduce, in cui ci saranno il venerdì a partire dal 10 luglio tutta una serie di cantanti, secondo una metodologia di intrattenimento estivo che ha veramente riscosso un enorme e crescente successo. È finanziata parzialmente da soggetti privati, di fuochi d'artificio particolarmente.